Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, buonasera. Stasera sono nuovamente in compagnia di mia moglie. Siamo sempre noi la squadra. E ci facciamo una bella partita a Nemesis. Nemesis, lo sapete, come nel video che ci ho fatto del cosa ne pensa e della recensione, edito e portato in Italia dalla Cranio Creations, è un gioco semi cooperativo. È un gioco dove ognuno, non per forza è PvP, bisogna giocare uno contro l'altro, ma è un gioco dove ognuno ha la propria missione e deve portarla a compimento facendo la missione e salvandosi la vita. Se questo vuol dire uccidere un altro giocatore, ucciderà un altro giocatore. Noi stasera ovviamente siamo in due, perché in due ci sarebbe ben poco da stare attento a un giocatore, magari quello che cerca di mettertelo in tasca, quello che cerca di fregarti, sicché abbiamo optato in mia moglie per fare la versione cooperativa. Nella versione cooperativa, rispetto alla versione normale, cambia unicamente il mazzo degli obiettivi e delle missioni, che in questo caso, nella modalità cooperativa, sono queste qua. Con scritto obiettivo co-op. Niente di che. Si tolgono i due obiettivi corporativi e quello della missione e si gioca con obiettivi in comune. E ora ci andiamo a scegliere il personaggio. Scegliamolo sempre casualmente. Prendine uno a caso che ti pare a te. E io piglio questo qui. Piglio quello in cima, vai. Soldato. E io invece ho trovato il meccanico. Quindi il mio personaggio è il meccanico e quello di mia moglie è il soldato. Adesso che abbiamo scelto i personaggi, ciascuno di noi si becca le tre carte di partenza, che nel caso del meccanico sono queste, e te sei, mi ha detto, scusa? Soldato. Ha avuto culo, culo, culo. Quello più forte a combattere. E te c'è queste tre. Ok. Ora un attimino, ragazzi, posizioniamo tutte e si riparte. La mia missione è quella di lanciare il segnale, quindi bisogna trovare la stanza e tutte le stanze devono essere esplorate. Che casino. La tua? Invece la mia è consegna speciale. Ecco. Finisce la partita in una capsula di salvataggio Ok. o nell'ibernatorium con un uovo dell'intruso tra i tuoi oggetti? Alien. Quindi o finisci qui portando dietro un uovo, le uova sono quelle laggiù che vanno trovate, o se no entri in una capsula che sono queste due qui, Ok. la 3 e la 4, e via via. Basta. Mettiti da parte, hai pescato le tue 5 carte, Ok. ok? Io metto le mie 5 qui accanto e ora ti spiego tutto. Il primo turno lo fai te, così ti faccio vedere come funziona. Te la cosa che puoi fare è esplorare. Però dobbiamo stare vicini. Col fatto che bisogna esplorare tutta la nave, per ora dividiamoci diretta, poi nel caso si sta vicini. Speriamo bene. Prendi un pupazzetto, va lì. Qui? Sì. Allora, quando arrivi in una stanza, te lo metto via un attimino tanto. Prima cosa riveli questo. Cos'è? È subito andata a merda. Ecco. E poi praticamente c'è un numerino 2. Te praticamente giri questa stanza e devi indirizzare la freccia sul 2. Vuol dire che te in questa stanza, vedi, ci sono dei simbolini. Puoi cercare da tutti e tre i mazzi. I mazzi sono strumento, 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 ok? Quindi cure, oggetti per costruire e armi da fuoco. Però questo simbolo qui, questa artigliata, vuol dire che, a parte C'è un questi... nemico a livello No, 2? no, no, però vuol dire che automaticamente in questa stanza si mette un segnalino. Te intanto vai qui e si mette un segnalino rumore. Ok? Vengono messi tutti quanti. Ah, quando vanno nel corridoio tecnico praticamente sono le Condotti d'aria? condotti d'aria e Immaginavo. si mette qua giù, no? Ora, che... Quello lì dice che praticamente se ci sono alieni nelle vicinanze ti attaccano. Non essendocene, però, c'è già un segnalino rumore in tutte le stanze. Il problema è che te ora ti sei mossa lì, lì dentro. Ogni volta che ti muovi in una stanza devi fare un tiro rumore. Quindi per forza arriverà un alieno. Almeno che non ti esca un X, che è un nullo. Parti subito bene, amore. Hai avuto subito il culo Devo rotto. tirarlo? Sì, devi tirarlo. E almeno che non ti esca una X, ci sarà un incontro. Ok, 3. 3, quindi Ecco. qui. Si levano tutti quanti, anche quello nel corridoio tecnico, si Perché levano è qua giù. apparso un È alieno. apparso subito, beccata la prima. Brava amore, Mi ha apparso la regina! durerà tanto sta missione. Guarda, Ah, faccio devo così. scegliere io? Pesca! Uno, pescane una. Ah, intanto una cosa, scarta una carta. Vuol dire Vedi? questo? Un intruso normale. Scarta una carta perché hai fatto un'azione che costava 1 e devi scartare una carta. Per il Ah, quindi c'è movimento? sempre 0-0. No, ti hai fatto un'azione di movimento che costa 1, quindi devi scartare una carta. Comunque, anche se quelle, le case Oh, chiedono sì. punti. Vedi, le azioni da 1 e le azioni da 2. Ah, la metto qua. Mettila lì perché poi quando quel mazzo lì finisce lo devi rimescolare, Sì, ok. capito? Un'altra volta. Quindi è uscito 2. Metto così, almeno si Ti capisce. capita un adulto. Subito il culo. Ora, dietro il segnalino dell'adulto, no? Che Sì. ora lascio fuori, ovviamente.
dietro il segnino dell'adulto che è uscito, dice 2. Dice 2. Questo cosa vuol dire? Che la se forza. Il numero di carte che te hai in mano, ok, è inferiore al numero che c'è qui, l'alieno ti attacca automaticamente. Ma te di carte in mano ce n'è ancora 4. Ok? Quindi non ti attacca automaticamente. Questo lo mettiamo tipo. Anch'io per ricordarmele per un pad, le facciamo una cosa, mettiamoli qui. Quando escano dell'alieno le metto tutti qui. Ok. Ok, hai un'altra azione. L'attacco. Ora, le azioni che puoi fare sono attaccarlo. Sì, ma come? Sparargli, attacco in mischia. Sparargli, cioè attacco in mischia da pazzi. No, poi. Se no, puoi provare a eluderlo. Eludendolo scappi, non lo combatti, però gli dai diritto a farti un attacco subito. No. Lo attacchi? Aspetta. Mira infallibile, un'azione sparare con la tua arma energia. No. Ah sì, è un'arma energia. Sì. Può ripetere il tiro del tuo primo risultato del dado a combattimento. Buono. Ok. Allora. Usa, scartala. Qual è i dadi che devo usare? Ora però ti dico, allora te hai usato l'attacco. Questa qua. Sparare ti costa 1, più hai usato quella carta? Sì, però che richiede. E devi scartare un'altra carta? Ancora? Ancora. Perché una per l'attacco e quella l'hai usata, quindi la scarti. Senza neanche leggere sopra. No, scarti. Okay. Per usare le azioni scarti carte. Ok, quindi prendi questo dado, lo tiri e se non ti garba lo ritiri, com'era? Sì. Ok, tiralo. Quel simbolo lì vuol dire che hai colpito dall'arachnide in giù, quindi non è un colpo abbastanza forte da colpire lui. Cioè l'ha colpito ma gli è rimbalzato addosso. Ah, levati una munizione, dammela a me. Tanto è lo stesso, ritira, perché tanto gli ha fatto nulla. Uguale, dall'arachnide in giù, quindi non l'hai colpito. Cosa vuol dire? Ora, visto che io ti vengo a dare una mano, proviamo almeno in due ad ammazzarlo, perché se no rompo subito coglioni. Io con la mia, io ho le mie carte che sono queste qui, vedi, ce l'ho a ricerca ad esempio. Io però c'hai due di ricerca. Sono qualsiasi altra stanza? Poi. Sì, no. Allora, spreco una ricerca, io il mio mazzo delle scarte le metto qui. Sì. E praticamente mi muovo e vengo qui da te. Sì. Non devo tirare per il movimento perché c'è già un alieno, quindi è inutile sta a tirare quanti ce ne sono, 5000. Sono qui, scarto una munizione. E io praticamente tiro un dado, però ogni risultato di ferita conta come due ferite, perché ho il fucile a canne mozze. Buono. Però bisogna colpirlo, è quello il problema. Ok, ferito, però non è un colpito, cioè i colpiti sono questi qui. Questo vuol dire che colpisce chiunque, capite? Questo fa due ferite a chiunque. Okay. Però intanto l'ho colpito, ok? Quindi l'ho colpito. E per vedere quante ferite c'ha il mostro, bisogna prendere una carta attacco intruso. La giriamo e praticamente il valore qua su in cima sono le ferite del mostro. Gli ho fatto una ferita, però come vedi ce n'aveva due, ok? Quindi la non mettiamo. Non devi la carta proprio del personaggio? No. Okay. Tiriamo così, quindi questo mostro ora ha una ferita e gliela mettiamo accanto, ok? La prossima volta che gli spariamo non è che c'ha più due ferite, Devi girare ancora un'altra carta, perché sta a significare il fatto che te non sai mai quando una creatura è morta. Potrebbe fingere di essere morta ma invece è ancora viva. È un casino sto gioco. Quindi la fase nostra è finita, perché siamo entrati lì dentro e abbiamo fatto le nostre... devo scartare un'altra carta perché ho sparato. Quindi scarto... corridoio tecnico, ok? Aspetta un attimo, ma questa cosa della carta giocatore invece... Dopo, per gli eventi, te lo dicono gli eventi a volte. Ora, c'è la fase dell'evento. Prima di tutto c'è l'attacco dell'intruso, ok? E l'intruso... come scelta sua attacca sempre, l'intruso attaccherà il giocatore che ha il minor numero di carte in mano, ok? Quindi attacca te, perché ce ne due, ce ne tre. Giro una carta, attacco dell'intruso, e qui ci sono i simboli degli intrusi che attaccano. In questo caso qui c'è anche il suo, quindi ti colpisce. Artigliata. Il personaggio subisce, si durerà tanto, due ferite leggere e prende una carta contaminazione. Quindi sulle ferite leggere metti 1 e 1. Quindi vai a ferita 2. Qui. 2. E in più peschi una carta contaminazione, ok? La carta contaminazione, girala a faccia in su. Così. Così. E mettila nella tua pila degli scarti. Quindi sopra quella laggiù. Per ora non fa niente. Ti rompono i coglioni in mano quelle carte lì. Perché, capito, quando te le ripescherai, girano. Occupano spazio. Te la puoi levare tipo nel laboratorio e cose varie qui. Per ora no. Quindi la fase dei mostri è finita perché c'era solo quello. Poi bisogna risolvere una carta evento
quindi giro la carta evento, e la carta evento dice che questi mostri qui si muovono nel corridoio che c'è scritto qui, Ma ok? siccome non ci sono. Quindi anche nel caso di lui poteva andare via. Ti faccio l'esempio, ci aveva attaccato e andava via. Però siccome non ci sono, queste mostre qui non si muovono. Rigenerazione, ciascun intruso sul tabellone cura 2 danni. Quindi questo danno le va via. Dureremo poco noi, eh? Sta avventura ci sta andando a merdaccia. Mi pareva strano. Tocca a me. Ora, c'è lo sviluppo del sacchetto dell'intruso. Bisogna pescare una cosa e vedere cosa succede. Quindi ho pescato una larva. Larva, rimuovete questo gettone dal sacchetto intruso e sostituitelo con un gettone adulto. Quindi questo si toglie, va via, e al suo posto entra un adulto. Vai, riniziamo. Tocca a te. Siamo lì. Per andare via dal corpo a Attacco. corpo si può fare un'evasione. No, attacco. Devo ammazzarlo. Ah, scusa, scusa, ferma. Pesca fino a tornare a 5 carte. Quindi, dal tuo... No, quali sono gli scarti? Dal tuo mazzo io ne pesco 2 e te ne peschi 3. Guarda se c'ho qualche abilità da usargli contro. Allora, fuoco a volontà. Scarta tutte le munizioni dal fucile d'assalto per eseguire un'azione e sparare. Infligge un danno addizionale per ogni 2 munizioni scartate, anche se manchi il bersaglio. Un Mi danno. sembra avventata sta Allora, cosa. l'azione ti chiede di scartare una carta, quindi già scartane una. In più, se vuoi usare Esatto. quella, quanto costa? Zero. Però le azioni costano carte. Lo so. Quindi ne devi scartare Stessa cosa. due. E cosa devi fare ora? Tiri? Scarti tutti i Praticamente colpi. tutti i colpi, ogni 2 colpi, quindi sono 2 danni addizionali. Ok, però in più devi tirare anche il dado, quindi Oh. potresti fargliene di più. Vai. Quindi già 2 danni gliel'hai fatti. Zero, vai. Mancato. Quindi gli ha fatto 2 danni. Giriamo. 5 ferite. Quindi gli ha fatto 2 danni. Aspetta, ma ci sono anch'io ora che gli sparo, eh. E te hai fatto un'azione sola, eh. Però non c'è più munizioni. Puoi fare una cosa. Lo puoi attaccare in corpo a corpo. L'unica differenza quando l'attacchi in corpo a corpo è che automaticamente ti prende una carta contaminazione. No, ma vaffanculo. E con la seconda azione cosa fai? Ricerca? Cosa fai con la seconda azione? Puoi cercare nella stanza. Aspetta un po', c'ho la carta riposo. Scannerizza tutte le carte, contaminazione nella tua mano e rimuovi tutte le carte non infette. Cosa vuol dire? Fai vedere. Scannerizzare tutte le carte, contaminazione. Ah, sì. Scannerizza tutte le carte, contaminazione nella tua mano e rimuovi tutte le carte non infette. Allora, praticamente, usando questa, se fai come azione che usi questa. Tolgo le carte contaminate. Prendi la carta contaminazione, la scannerizzi. Se non è infetta, la scarti e te la sei tolta. Se è infetta, automaticamente ti prendi una larva addosso perché c'è lo xenomorfo dentro. Rischi? Va bene. Vediamo. Questa è la parte bellina. Voglio vedere Allora, scarta questa la carta. carta. Scarta il riposo. La metti nella pila degli Scarto scarti. riposo. Mettila qui dentro, fai vedere bellino. La Allora, infilo qui. infilacela. E fra tutte le parole che escono, ce n'è una con scritta infetta o no? Ecco il culo. Fai vedere? C'è No. scritto infetto! Ma No, ma è dai! la partita peggio della storia questa. Allora, questa. Questa Mi lo fa benedire. che è infetta, comunque la scarti, quindi va negli scarti, cioè scusa, torna Nelle cose dell'infetto lì. nel coso dell'infetto, qui negli scarti accanto. Io mi sono presa la larva. Questo si rimette qui e ti sei presa una bella larvettina che è questa qui, piccina e carina, e te la metti sulla faccia del personaggio. Mi Tra. sembra Deep Madness, quei cazzini di Sì, ragnetti che ti si appiccicavano quelli addosso e ti volanti del cazzo. inciucciavano. Dio santo. Quindi, le due azioni le hai finite. E questa qua. Ok? Azioni finite. Ora, l'attacco, ovviamente non posso fare. Il problema è che ho solo un proiettile io. Fai vedere se c'ho qualche carta. Interruzione, scarta questa carta per cancellare una qualsiasi azione eseguita da un altro giocatore. Ah no, questa è una carta PvP o cancella l'azione di interruzione di un altro giocatore. Soluzione ingegnosa, scarta il segno malfunzionamento nella stanza. Su cazzi. Attacco. Quindi la mia prima azione è il mio ultimo proiettile. Abbiamo già finito tutti i colpi. Quella lì non muore nemmeno.
Oh, colpito. Buona, colpito. Giriamo la carta perché l'ho ferito. Dice tre ferite. Oh, due ce l'ha già. Questo si leva. Alieno, vattene a fanculo. Il segnalino, ovviamente, dammelo, che non torna nel coso perché lui è morto. E aspetta, lo metto nella scatola. Questo è andato a fanculo. E lì per terra, lì per terra, vediamo un attimino se lo trovo, dammi un secondo, ci va la carcassa. Alla carcassa qui c'è la carcassa. Ora, nel caso noi, non siamo nemmeno partiti, già siamo messi male, nel caso noi trovassimo la stanza del laboratorio, uno prende quella carcassa, ce la trascina come cosa pesante per andare a rivelare una debolezza. Ok, io ho fatto la mia prima azione, che era quella di attaccare, però, vedi, anche mi dimentico sempre. Devo scartare una carta, scarto interruzione e in più uso come seconda azione la carta ricerca e pesco due carte strumento dello stesso colore della stanza. Però qui devo girare, riduco il contatore di 1, ok? Quindi vuol dire che si può ancora fare una ricerca qua dentro e pesco due carte di tutti i colori. Quindi direi un'arma, ah poi gli strumenti si possono cambiare, passare. Prendo un'arma e una cura, sperando di scartare qualcosa di buono. Vediamo un po'. Droghe militari, scarta un qualsiasi numero di carte dalla tua mano e pescane fino allo stesso numero più uno. Anche carte contaminazione. Ah, questa è buona per scartarle. E poi esca, scegli una stanza adiacente, prendi tutti gli intrusi delle stanze adiacenti e spostali nella stanza scelta. Ah, capito? Ciascun intruso in combattimento esegue. Ah, poi spostare l'aliene, le tiri l'esca. Ok, perfetto. Quindi queste due qui le metto qui. E fine turno. Tocca agli intrusi muoversi, che ovviamente non ci sono. Sei sempre intruso. Danni da fuoco che non ci sono. Attacchi degli intrusi nemmeno. Carta evento col movimento dell'intruso che fortunatamente non c'è. Però comunque la carta evento sempre devi girare. E la carta dove l'avevo messa? Questa qui. E la carta evento dice nido. Se il nido è già stato esplorato, piazzate un segnalino rumore in ciascun corridoio. Se è già presente, non piazzate, non c'è il nido. Quindi questa... Io c'ho la larva per addosso. Ce ne freghiamo? No, no, no. La larva per ora non ti dà problemi. E alla fine della partita, se non te la levi. E... niente, ora c'è... fase sacchettino. No, ma si evolvono, non è che succede chissà... chissà cosa, è uscito il simbolo di un adulto. Tutti i giocatori in ordine di turno fanno un tiro rumore. Se un personaggio si trova in combattimento con un intruso, il giocatore non esegue il tiro rumore. Rimettete il gettone, ok. Quindi fai un tiro rumore te, col dado quello nero. Rilanciamo. Niente, grande. E il tiro rumore mio invece fa 3. Quindi va, dov'è il 3? Qui. Ok, basta. Si inizia. Ripeschiamo fino ad avere 5 carte. Quindi io le devo pescare. Se sono finite, devo rimescola tutte insieme e poi peschi. Ma che cazzo c'ho oggi? Ok. Allora. Ricordati che quando ci si muoverà in questa stanza... c'è già un segno di rumore, sul 3. Sì, sì. Allora, io uso ricerca. Ok, brava. Riduce il contatore strumenti di 1. Di 1 va a 0, quindi non si può più cercare in questa stanza. Fine. Pesca due carte strumento dello stesso colore della stanza a cui ti trovi. Che cosa vuoi? C'è verde, gialla, strumenti. Di solito sono per costruire queste cose, ok? Per fondere e costruire. Cure, ti può capitare cure. Cose, armi e cure. Armi e cure? Sì. Ma devo scattare un'altra carta? O no? Quanto costava? 0. No, se costava 0 no, però hai fatto un'azione delle due. Allora, caricatore esteso. Caricatore esteso aggiunge 2 munizioni. Poi, c'era Pisa Livorno, ecco perché. Monouso vestiti, scarto segnalino, secrezione. Non ce l'ho secrezione. Ok, niente. O benda una ferita grave. Ok, buona, tienitela. Cos'era che diceva il caricatore? Aggiungi 2 munizioni alla tua arma energia. Te. Ha ricaricato almeno. Da adesso quest'arma ha più 2 capacità di munizioni. Ok. Ah, quindi invece di 5 c'ha 7. 7 munizioni. Ok.
Prima azione fatta. Ok. È tutto qui il gioco. Voglio andare qua. Questa qui? Quindi si gira questo qui. Che okay. Questo simbolino qui vuol dire che la porta da cui sei arrivata. Scusa, intanto lo scarto. La porta da cui sei arrivata si scarta. Cioè, sì, si chiude. Ah, quindi è chiusa qui? Sì, e almeno Chiude che. dietro? Sì, però io le so aprire. Ah, meno male. Sì, però te no. Cioè, ce l'hai le carte per aprirle, ma è difficile. Più che altro te le spacchi. Allora, questa qui si è chiusa. Siamo E quindi? tagliati fuori. Aiuto! E quanto c'era di numerino? 4. T'è andata di culo perché in questa stanza qui è piena zeppa di roba da pescare. Dov'è il 4? Eccolo qui. Ricorda, l'ho messo sempre con la freccia, eh. Allora, anche le stanze hanno un'azione. Vedi? Ora te la leggo un attimino. Sezione di evacuazione B. Cerca di entrare in una capsula di salvataggio. Ok? Quindi te, da questa zona qui, ok? Puoi accedere alle capsule di salvataggio. Non è perché sono qui che ci puoi accedere da qui, c'è tipo un condotto che ti ci porta. Quindi ricordiamoci che da qui si può andare nelle capsule. Se hai trovato te, hai trovato la tua via di fuga. Ah, ti sei mossa? Scarta una carta. Ogni azione comporta la spesa di una carta. Guardate quale. Ah, scusa, scusa, tiro rumore. Di. Farti il rumore, non l'ha fatto per andare lì. Quello sempre. Uno. Porca puttana! Tanto devi uscire per forza qualcosa. Uno. Ora tocca a me. Bisogna esplorare tutto, se non si finirà mai. Uso una carta che per ora non mi serve, ma tanto col culo e mi ritrovo. Levo riposo e vado in questa qua. Quindi prima di tutto giro, vai. Stanza incendiata. Quindi qui è due. Dov'è due? No! Cos'è questo? È Il un nido? nido! No! Poi è incendiato, bene, perché almeno tutto quello che c'è muore, il problema è che ci muoio anch'io. Poi prendi un uovo, bisogna prendere un uovo e metterlo nel nido, però col fatto che c'è il fuoco si distruggerà. E in più ci sono arrivato anch'io nella stanza. Quando finisci il turno in quella stanza becchi i Prendo danni danno. ovviamente del fuoco, in più devo farti il rumore. Porco 4, cazzo. dov'è? Ok, 4 è qui, quindi questa è la mia prima azione che ho fatto ed era un'azione di movimento con la seconda azione di queste qua giù, visto che la stanza è incendiata. La stanza è incendiata, è quello lì il problema, non posso permettermi di stare lì. Vabbè, con la mia seconda azione vado qua giù, ok? Quindi rifaccio un altro tiro rumore. Bene, sono ucciso. Uccisa. Tonk. 3, dov'è? Ah, è 3 e 4 qui, cazzo. È il codotto. Qui e controllo questi. Ok, perfetto. Ok, questo è funzionante, eh? Quello è funzionante. Ah, se. Passa. No, devo scartare una carta. Mettiamo questo qui. Vai. Ok, tocca. No, te avevi fatto. Tocca agli intrusi, non ci sono. Gli fa evento. Quindi, però aspetta, guarda soltanto una cosa veloce. Di solito fanno attacco dell'intruso, danni da fuoco all'intruso. Danni da fuoco all'intruso, quindi toh, distrutto l'uovo. Guarda che culo si è avuto, che il nido è già bello incendiato. Yeah! Poi, movimento A, risolvere carte evento con relativi movimenti degli intrusi che non ci sono. Incendio. Ma come l'ho spento ora e ritorna. Cioè, scusa, ecco lì. Ora si espande l'incendio. Impostate il segnalino strumenti a 0 in ciascuna stanza in cui è presente un segnalino fuoco. Però lì, tanto era già su 0. Piazzate un segnalino fuoco in ciascuna stanza adiacente a una stanza in cui è presente un segnalino fuoco. Quindi, non solo questa, Anche e questa. anche quelle contano come stanze. A parte i motori, forse no. No, i motori no, non contano come stanze. Il fuoco non si propaga attraverso portelloni chiusi o corridoi tecnici. Ok? Vorrei, il turno qui. Sembra fatto questa striscia qua. Siamo al terzo turno. Siamo. No, si è fatto 2-3 turni. Ah, aspetta.
Ah, ragazzi, ovviamente mi ero dimenticato che bisogna far procedere anche questo, perché quando arriva qua giù in fondo la nave fa il salto nell'iperspazio, capito? E se noi non siamo dentro le capsule, siamo morti. Dice stanze adiacenti, no? Quindi anche in questa. Però no. Il portellone è chiuso. Appunto, non passa. Il fuoco non si propaga attraverso portoni chiusi, più che altro i motori non contano come stanze, secondo me. Dice stanze, no, dice stanze, sennò direbbe anche. Facciamo conto di no, dai, poi se si è sbagliato, pacio. Me ne assumo la responsabilità. Sacchetto. Vediamo cosa diventa. Nulla. Meno male. Vuota. Ah no, invece no, aggiungete un gettone intruso adulto al sacchetto intruso. Ale. Invece sì. Vai. Amor mio, ripesca fino ad avere tutte le tue carte in mano. E io, non avendocene più, rimescolo il mazzo. E Nemesis, ragazzi, è tutto qui. Non ce la faremo mai a fare sta missione. Ah, tiè. Cosa vorresti fare, T? Qui ancora puoi cercare tutte e tre le cose, Posso cercare soltanto se c'ho la carta, però. eh? Sì. Non posso. Quindi vado. Dobbiamo vedere se i motori sono funzionanti, Il mio è giusto? funzionante, sì. Bisogna. Le controllo io i motori. Te fai altro Ok. se vuoi fare altro. Ci penso io ai motori. Vado su. Allora, vai di qua. Sì. Si gira. Ti Cos'è? prendi. Secrezione. Sì, bravo. Ti prendi Porca una puttana. secrezione. Che ora poi ti dico cosa vuol dire. Ah, la secrezione se te la vuoi togliere devi andare a fare l'azione doccia. Vai qui dentro, spreca in azione e ti lavi. L'azione della stanza. Questa, che numero era? 3. Questa si gira. Dove Però è infuocata e quindi è buona. è infuocata? La stanza, quella lì. Si può spengere il fuoco, però se c'hai. O c'hai la carta tipo estintore, o se no c'è una stanza apposta che ti fa spingere gli incendi. Questo è il sistema antincendio. Oh, torculo. Inizia la procedura di controllo. Incendio, ok. Puoi andare lì. Allora, sei andata lì dentro. Però devo Tiro fare cosa? rumore. Due. 2. Devi mettere nel due rumore. Nel due devi mettere rumore, no? Nel 2. Che dov'è? Qua giù. È di qua. E ora la stanza antincendio. Se vuoi fare l'azione di spengere l'incendio, costa 2. In questa stanza puoi cercare soltanto cose gialle. Praticamente, ti puoi spendere 2. E scarti un segnale di fuoco ovunque ti pare a te. Io ho la carta riparazioni base. Che dice scatto segnalino malfunzionamento della stanza in cui ti No, trovi. no, no, non ti serve Mi ora, serve perché quella. quello è solo se la stanza è rota, se ci fosse una di Ah, queste ok. rotelle qui. Allora vabbè, scarto questa che Sì. dà 2 punti e faccio l'azione. Vedi? Io se arrivavo qui, io ci devo venire anche io nella stanza antincendio, perché c'ho la carta speciale che mi si attiva. Ok, quindi cosa fai? Scarto Faccio quell'azione due lì. carte, perché l'azione qui dietro costa 2. Fatta. E un'altra? Ah, Non c'è fatta. due ne ha Sì. scartate? Questa è questa, amore. Ok. E per l'azione antincendio ne scarti Sì. due. E prima ne avevi scartata un'altra, quindi tre ne scartate. No, No. due. Il movimento ti costava uno. E l'azione antincendio te ne costa due. Devi scartare tre carte. Il fuoco dove lo spengi? Qui nelle docce. Vai. Quindi questo qui è spento. Ok. Fine del turno. Tocca a me. Io da qui mi muovo qua giù. Quindi questa stanza è su 1. Quindi mettila pure te ed è rotta. Che stanza è? Ok, infermeria. Medica le tue ferite. Ok, non solo posso fare un'azione, ora a parte inutile, per medicarti laggiù, però nella modalità cooperativa c'è un nanobot che cura le persone. Quindi se te sei morta posso venire a prendere il tuo cadavere, ti trascino fino laggiù e torno in vita. Wow. Capito? Ti resuscita. Quindi, con la prima azione vado qui, tiro per il movimento, per il rumore. Fatto uno e va dove? Va qui. Non posso usare l'azione della stanza perché non la posso usare. O mi rimuovo ancora e si esplora. Anzi, sì, mi rimuovo ancora. Voglio fa. Tanto devo scartare una carta. Soluzione ingegnosa e. E questo qui a fuoco. Le metto nel. Dove ce l'avevo il mazzo scarti io prima? Vabbè, tipo le metto lì. Quello è il mazzo scarti.
Nulla, vado laggiù per forza. Vado lì, controllo i motori. Ok, a posto, i motori sono a posto, eh? Possiamo non guardarli anche più. Però io giustamente sono qui e devo farti riaprire il mostro. Uno, cazzi. Allora, leviamo tutti quelli collegati e arriva un mostro. Col culo che gioco, cosa arriva? L'ha dovuto. La regia. Immagino. Una larva. Oh, signor. Quindi mettiamola fuori. Si è beccato una larva. No, no, ma non mi ha ancora preso. Per ora no. Una larvettina. Le larvettine non hanno punti ferita. Basta una ferita e l'ammazzi. Però io non ho più attacchi. Cioè, non ho più azioni perché ho Sì, ma finito. può fare attacco di mischia. Eh sì, Ah, ma non mi c'è sono già larva. fatto due movimenti. Quindi il turno è finito. Andate in pace. I mostri attaccano. Quindi, prima di tutto, si tira l'attacco del mostro. Fortunatamente, attacca solo la regina. E la regina non c'è, ok? Quindi non succede niente. Poi, almeno quello. Si pesca la carta evento, che ti dà anche il movimento. Prima il movimento, quindi adulto. E nutrice si muovono, ma non ci sono. Quello lì non è. Ok. Poi, schiusa. Scartate un uovo dalla plancia dell'intruso. Tutti i giocatori presenti nel nido, in cui tutti i personaggi presenti nel nido in cui i giocatori abbiano esaurito le carte azioni sono infestati da una larva. Se nessun personaggio viene infestato, piazzate un gettone larva nel sacchetto dell'intruso. Ok, quindi questo si leva. E piazziamo un gettone larva. Dov'è? Nel sacchetto. Quindi c'è un'altra larva. E non mi ha attaccato, meno male. Allora, a meno che non capiti una carta di merda, il fuoco nel nido ce lo puoi anche lasciare. Perché Sì. almeno se ci vanno le uova dentro le brucia, le scoppia. Allora, io faccio ricerca Ok, e dammi due carte. vuoi due carte gialle per forza? Gialle. Sì, perché la stanza è gialla. Ricordati che guardati i simbolini, le puoi anche combinare Allora, monouso estintore. volendo. Questo qua. Scarto segnalino fuoco dalla stanza in cui ti trovi. Uso su un intruso nella stanza in cui ti trovi. Si ritira. Poi, Ok. monouso attrezzi. Questo qua. Scarta segnalino malfunzionamento della stanza in cui ti trovi. Non c'è. Ripara, sabota il motore nella sala dei motori in cui ti trovi. Apri, chiudi un portellone in qualsiasi corridoio collegato alla stanza in cui ti trovi. Non c'è. Ah, mi sono dimenticato di dire una cosa. Questa azione che ti richiede due carte, no? È importantissima. Movimento cauto, non te l'ho detto, lo sai cosa ti fa fare. Quando ti entri. Non fa rumore. No, lo fa, però quando ti entri in una stanza, tiri il dado rumore, guardi dove viene. Col movimento cauto, ti sposti in una stanza e decidi te dove mettere il segnalino. Lo Ok. voglio mettere qui. Comunque, tra i tre cosi, scarta segnalino secrezione. I vestiti? L'avevi Sì. trovato prima? Ok. Sì. E quella Posso carta lì scartare? però la devi scartare o no? Cosa dice? Monouso, sì. Sì, vai, scartala. Metterò la pila degli scarti qui. Quindi la secrezione te la sei tolta e la rimetto qua giù. Ricordati quelle due carte, quando le devi attivare, che sono Sì. importanti. Io devo andare nel sistema antincendio dei boni dall'altra parte della nave e scarta una carta energetica. E chi ce l'ha? Sì. Ah, poi allora ho ricercato, quindi ho fatto un'azione, giusto? Sì, È cambiato il senso della carta? quale? Quella, perché ho già ricercato. Ah, hai cercato? Una volta, quindi due, bravo. Non me l'ho dimenticato, vedi? Vai. Seconda azione. Vado lì. Movimento normale o cauto? Movimento normale. Vai, allora vai qui, scarta una carta intanto. È un bel 3. Per una cosa ti è andata bene, per una cosa ti è andata male. Cosa? Allora, la cosa è andata bene è che è un bel 3. Quindi, dove vai te c'è sempre un casino a pescare. La cosa che ti è andata male è che il portellone si chiude alle tue spalle. Patate Quindi, te vai ciò. qui. Cos'è quella zona? Stanza di evacuazione A. È per andare nelle capsule A, non ci serve un cazzo. Ricapitoliamo un attimino, la mia missione è devo esplorare tutte le stanze e mandare il segnale. Invece Sì. Anche io di andare a una capsula di salvataggio ho detto toglimi dei coglioni. senza uovo? Sì. Ho
Oppure andare nell'ibernatorium con un uovo dell'intruso tra i tuoi oggetti. Cioè, te lo sai che Pepe ti potevi già salvare quando eri qui? Non lo sapevo. Ah no, scusa, no, 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 perché... Ah, non ti ho detto una cosa. No, è da qui che cioè, puoi andare lì. No, no, le capsule si aprono solo o quando muore un giocatore, le capsule si aprono, o se no quando si arriva vicino al salto. Quando si arriva vicino al salto, che vedi, c'è un tracciato, prima è bianco, sì, poi è blu. Quando si arriva nel blu, ti puoi tornare qui, te ne vai via, vinta la missione. Però ma mi scusami, lascia. Non è meglio che devo andare nella zona dove ci sono le capsule per andarmene via? È da qui. Sezione di evacuazione B, il ponte B delle capsule è questo, vedi che c'è una B. Però sono chiuse. Ora, fra due turni, quando si arriva qui, si aprono e ti puoi scappare. Però ma devo ritornare lì per scappare via? Qui. Ah, devi tornare qui. Solo lì e basta. Qui e vado via, hai vinto. Beh, però mi cai da solo. Voglio dire. Ah, io invece devo esplorare tutto, a me faccio da solo. Cattiva ruta. Allora. Aspetta, non ho finito. No, sì, è fatto. Azione di ricerca, azione di movimento. Ah, non posso fare altre azioni. No, due azioni. Ok. Allora, tocca a me. Prima azione, per forza, farò una riparazione veloce che tanto non mi serve e ammazzo ve lo schifo. Dio, boh, però. C'è la larva lì. No, non c'ho armi da fuoco. Mi prendo una carta contaminazione. Dì, me la rischio, se no quello lì mi si attacca addosso. Uccisa, levala che c'ha un punto ferita. Però, visto che l'ho fatto un corpo a corpo, mi prendo una carta contaminazione. Grazie, amore. E la metto girata a faccia in su nella pila degli scarti. Prima azione. Seconda azione ed è vado avanti. Vado a vedere cosa c'è qui. Allora, giriamo. Allora. Mettilo su 4 ed è rotta. Quindi tieni. Sala comunicazioni. Eccolo, per mandare il messaggio. Segnale. Sì, perfetto, vai. Mettilo su 4. No, non è. Se c'è un intruso mi rincorre e mi attacca. In questo caso qui si mette un segnalino per ogni corridoio. Per ogni corridoio. Quindi qui, qui e anche nel corridoio tecnico, nel caso ce ne siano. Quindi come mi muovo dopo partire. Allora, quella stanza lì dove l'hai messo il segnalino rotto? Quello lì. Io devo ripararla e tramite quello, tramite la sala comunicazioni, devo. Da lì si lancia il segnale, sì. Lancio il segnale. Tra l'altro, aperta parentesi, dove siamo avanti. È una cazzata di gioco, è velocissimo. Vai, finito. Intrusi. Per ora è partita male, ma sta andando bene. Quindi non ci attaccano perché non ce n'è. Movimento dell'intruso. Che è la carta evento. Non ce ne sono, quindi... Lancio precoce delle capsule di salvataggio. No! È un film sto gioco, amore, è un cazzo. Vieni qui. Rimuovete un segnalino capsula di salvataggio col numero più basso. Rimuovete questo evento dal gioco e rimescolate il mazzo degli eventi includendo la pila degli scarti. Quindi questo se ne va. Riprendiamo gli eventi. Si rimescolano e si ributtano insieme a quell'altro e si rimescolano. Ah no, però questo qui scartate, c'era scritto. Ah, rimuovete questo evento dal gioco, dai, perché se ricapita disinstallo. Ok. Oh, che sfiga. Lo senso vuol dire una capsula sola? Che ora uno di noi si può salvare e l'altro no. Per salvarti i motori vanno, ok? Però lo senso devi fare, i motori vanno, devi impostare la rotta sulla terra, quindi per forza ci devi andare perché non c'è nessuno, e poi devo scappare a ibernarmi. Devo scappare a ibernarmi perché se la nave fa saltare nei per spazio si muore. Ti spappola. No, dividiamo anche a metà, vai te. Cioè, dimmi che non stiamo vivendo il film di Alien che hai visto ieri sera. Allora. Aspetta. Ok. Devi fare la sacca dei cosi. Ah, la larva che è morta e quindi si leva dal cazzo. Ok. E quando muoiono, giustamente, non rimangono nel sacchetto. Un adulto, tutti i giocatori in ordine di turno fanno un tiro rumore. Fai un tiro rumore. 3, ecco. Ma te dove sei? Sono lì. No, nel 3. 3 e corridoio tecnico, incontro. Quindi? Ti arriva un incontro. Aspetta. Se un personaggio si trova in combattimento con un intruso, il giocatore non esegue il tiro rumore. Ok, l'hai fatto per te e arriva un incontro. Fallo per me. Ti faccio tirare a te per me, vai. 3. E arriva un incontro. Quindi... Ora, leviamo tutti qui. Questo va levato, leva i tre intorno a me.
e tutti quelli connessi con la tua stanza, quindi questo. Questi si levano. Al mio amore, allora, prima si guarda cosa viene a me. A me viene, viene, viene. Un adulto. Tieni. L'unica cosa che se, secondo me l'hanno fatti forse un po' troppo grossi. Ci stanno un po' male nella nave, no? Quindi questo. Divertiti. Se appare la regina so cazzi tu. Fai vedere? Cos'è? L'arpa. Ora. Arriva una larva. Che è qui. Ma non ti attacca, eh? Perché nella fase di... non ti posso attaccare. Te c'è già ancora la larva addosso? Sì. Se un'altra larva ti attacca, sei morta. Perché ti scoppia lo stomaco. Quindi o uccidi quella o ti liberi di quella che c'è addosso. E per liberarti di quella che c'è addosso devi andare nella stanza tipo Prometheus per farti l'operazione, che non l'abbiamo ancora trovata, quindi. Prendo due carte. Ok. Tutte due azioni. La larva. L'ammazzi, quindi spari. Se no ti becchi una carta contaminazione corpo a corpo. Sparo. Vai, dammi un proiettile. Tira il dado. E a meno che tu non manchi, l'hai uccisa. E scarta una carta poi, eh. Uccisa. Uccisa. Sì, sì. È morto. E scatto una carta. Fatta. Poi. Ora. Aspetta. Anche uno piccolino, se non mi ricordo male, dovrebbe dare una carcassa. Comunque noi per sicurezza mettiamocela. Che mi sembra che anche i piccoli diano una carcassa come... Ah, dovevo mettere uno anche piccolo. Sì. Mi sembra, poi se è una cavolata, ripeto, me ne assumo la responsabilità. Vai, è uno lì. Che simbolo c'è lì dove c'è la stanza? Questo? Se in caso faccio ricerca. Sì. Tutto. Puoi pescare dove ti pare. Dammi due carte per la roba medica. Uno e due. Ah, una cosa soltanto. Ricordati che se c'hanno il simbolo del pesante, questo non te l'ho detto prima. Dove c'è le carte oggetto in campo? Se c'hanno il simbolo quello lì, vedi? Quale? Quello lì che tiene una borsa, una maniglia, una maniglietta, la mano che tiene la maniglietta, qua? La deve tenere per forza in mano. Per Passa forza. Qua. Sì. Le carte pesanti sono in mano. Non lo sapevo. Sono diventato io. Allora, c'ho il medikit. Ce n'è manigliette? No. 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 Venda una ferita grave. Ma io ho due ferite leggere. Non puoi, non te le levi col medikit. Ah! Oh! E niente, ho fatto ricerca e ho attaccato. Basta. Tocca a me che ho quel granchiaccio schifoso addosso. Ma il problema mio non è tanto il fatto di lui. Il problema mio è che non ho munizioni. Queste vanno dipinte con l'aerografo, mannaggia a me. Io devo scappare, per forza, perché non c'ho. Se avessi munizioni ci proverei anche, ma senza. A parte, oh. Scegli una stanza adiacente, prendi tutti gli intrusi dalla stanza adiacente anche in combattimento esposti nella stanza scelta. Vai, faccio una cosa. Figlia mia, attacca. Allora, uso esca. Per usarla scarto una ricerca, scarto l'esca, che è rossa, che culo ho avuto, e sposto l'intruso qui. Via, vattene dal cazzo. Ma mi sono salvato la vita e ho fatto... Ah no, queste qui, queste carte che sono qui, quelle piccoline tipo bendarti e cose del genere, no? Ricordati anche questa, contano come azione, eh? Quindi te comunque quella di bendarti non la potevi fare perché avevi già fatto due azioni. Quindi io la mia prima azione l'ho fatta e lì sprecando due carte, quindi interruzione e demolizione, spreco queste due e lancio il segnale. Quindi il segnale è stato mandato, la mia prima parte della missione l'ho fatta. Fine turno, questa era qui, fine turno, fase dei mostri attaccano, però non c'hanno nessuno in corpo a corpo. Fase dell'evento, prima si guarda. Che mostri si muovono? C'è andata di culo perché lui non c'è. Ok, sarebbero sarebbero questi simboli qui, nutrice e regina, che non ci sono. Si muovono in tre, ok? Quindi non succede niente. Poi, muovete tutti gli adulti non in combattimento verso una stanza adiacente contenente un personaggio. Mi arriva corpo a corpo. Ma non è attaccata la stanza? Ah no, scusa, sì, l'avevo spostata nei motori allora. Nei motori però mi riviene addosso. Vedi mio culo? Se è possibile. Se vi sono più stanze tra cui scegliere, muovete l'adulto verso la stanza con il numero più basso. Qual è la stanza con il numero più basso? Vedi, c'hanno dei numerini. Uno. No, no, no. Allora, mettilo qui. Se ci sono più stanze, questa è la stanza...
Vedi, c'è scritto 017, ci sono numeri 014. E poi sacchettino, hai visto il culo, c'ho io? Amore. Anch'io. C'è anche la larva, devo toglierla. Larva. Quando è larva, la levo e si aggiunge un adulto. E si evolvono, come in Alien. Ora, nuovo turno, 9, prossimo turno si aprono le capsule, quindi se vuoi scappare... Ma non avevi appena adesso scambiato il turno con quello lì? No, 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 non l'avevo messo ancora. Vai, nuovo turno, tocca a te. Dos azioni. E lì, vai ancora senza lì. Quindi scarta una carta... Ah, pescane due, scusa. Ah, è vero, sì. E devo rimescolare il mazzo. Completamente dimenticata. Quindi, 1, 2 e 3. Ora, meccanico non mi garba un cazzo. Teve qui. Allora, 2, però la stanza è rotta. Fai il tiro rumore intanto, eh. Cos'è? Rotta. Sala controllo motori. Ecco. Controlla lo stato dei motori. Io sono un coglionazzo. Perché? Perché poi... Ah no, 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 scusa, non ho fatto bene. Ho fatto bene perché i motori li puoi controllare sia di persona, sì, che da qui li puoi controllare anche da qui. 3. Ma il movimento cauto non lo vuoi mai fare, ti ad esempio? No. Non ti interessa, no. 3, qui. Spostami lì però. Prima azione, puoi cercare solo carte gialle. Non ce n'hai combinazioni te per tirare fuori un oggettino. Basta che guardi i simboli. Su tutte le carte oggetto c'è un simbolino. No, allora voglio fare una cosa. Uso questa carta che è quella attrezzi per togliere un malfunzionamento. E quanto ti costa? 1. Quindi scatta una carta. Sì, aspetta. Questa qua. Hai finito l'azione. Questa la posso, la scarto. Sì. Sì, però qui dice attiva scarta attrezzi o nastro adesivo per attivare questo strumento. Sì, attivato. Cos'è? Sarebbe corazza. Può scattare questa carta dopo aver subito l'attacco di un intruso per ignorare l'attacco. Minchia. Oh. Tocca a mua. E io il problema è che lo potrei anche attaccare, però mi piglio un'altra carta del cazzo. Fucile a cane mozzo e glielo tiro. Puoi scappare? Guardate lo stesso numero di carte dalla tua mano, anche carte di contaminazione. Non puoi scappare e togliti dei coglioni? No, sì, mi posso... Posso fare una cosa. Uso questa. Corridoi tecnici. Da usare in una stanza con l'ingresso corridoio tecnico, quindi quello laggiù. Muovi il tuo personaggio verso una qualsiasi altra stanza dotata di ingresso corridoio tecnici. Dopo questa azione devi passare. Capito? Posso fare questa azione e me ne vado in qualsiasi altra stanza, qualsiasi vengo lì con te. Non si sa mai. Vai. Allora, uso questa. Ok, corridoio tecnico. C'è scritto un numero rosso vicino alla stanza del corridoio tecnico? Sì, sì, c'è. Corridoio tecnico c'è sempre? No. Ah no, qui non c'è, cazzo, nella tua non c'è. E non c'è nemmeno nella mia. Poi... Non c'è... No, è la sua nella merda. Potevo starmi zitta? Sì, stai zitta. Allora, faccio una fuga. Non c'hai qualcosa qua sotto che si dice? No, no. Allora, faccio una fuga. Vado laggiù e ora ti faccio vedere. Andando via, quindi il mio primo movimento sarà una fuga e scarto una carta, no? Andando via, automaticamente mi becco un attacco. Mi becco un attacco. Graffio, il personaggio subisce una ferita leggera e prende una carta contaminazione. E siamo a 2. Ce n'avevo un'altra, diciamo, sì. Sì. Siamo a 2. Però mi muovo, col primo movimento vado qua giù e ovviamente devo fare il tiro rumore. Ed è 1 ed è rotto. Cos'è? 1 ed è rotto. Guarda un po'. Armeria! Che culo. Ricarica le tue armi a energia. Io devo venire sì. Allora. Sì, però è rotta. La mia prima azione è stata questa qui. Giusto? Mm-hmm. Tiro rumore. 4. Dov'è 4? 4. Sì. Quindi la mia prima azione è stata scappare laggiù dentro. Nessun oggetto che ti aiuta. No, non posso, perché vorrei fare un'altra azione. Posso cercare, l'unica cosa. Certo. Cerco in questo turno e poi non posso fare nient'altro perché dovrei avere una carta di riparazione. Cerca per forza. Vabbè, faccio ricerca, scarto la carta e pesco una carta rossa che è
carica energetica. Ricarica completamente un'arma energia o apri o chiudi un portellone. Buono. E costa 1. Quindi nel prossimo turno si farà magari vista V. Fine turno, alieni attaccano, nessuno, però evento. Sì, si muove verso 1. Dov'è il corridoio 1? Ok, si muove, fallo. No, no, non sanno, va dentro la stanza. No, non la girano mai gli alieni, ci vanno e basta, però non la rileva. Piazzate un segnalino fuoco in ciascuna stanza adiacente a una stanza in cui è presente un segnalino fuoco. Ovviamente non passano attraverso, non si può andare attraverso portelloni chiusi e corridoi tecnici. Quindi, solo lì? Okay. Sempre contando per il fatto che secondo noi i motori non contano come stanze, perché una stanza ci cerchi. Comunque, vanno lì. Ora lui è andato laggiù, sacchettino. Dimmi il trucco adulto. Capito? Eh? Dimmi il trucco adulto dentro. Dove? Nel sacco. Ce l'avevo già messo prima. L'avevi già fermato, non una volta? Sì, sì, ho già fermato. Adulto. Tutti i giocatori fanno un tiro. Vai, fai il tiro rumore, divertiti. 3. Ti hai fatto 3. 3, a te arrivano incontro. E ora si guarda cos'è. Palle. E io 3. Ma arrivano incontro. Vogliamo morire. Leva il simbolino lì. Non è. No, io ti inzipoggio. Ti inzipoggio. Prima io. Cos'è? Pur cazzo. Io un adulto. E guardate cosa ti viene. Se mi viene la regina, si disinstalla. Un adulto. Un adulto, vai. Lo vuoi alzato o abbassato? Ah, abbassato. Mi sono sì. Allora. Addio, amore mio. No. L'hai messo il simbolino qui? Sì. No, ce n'era già due. L'hai no. rimesso... L'ho messo. Ah, è qui. L'hai messo lì. Ah, vai. Io ho una cosina. Ah, avanti. Sì. Ah, guarda bellino cosa succede ora. Bibi, 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 bibi. Ah, era già bloccata, sbloccata. Aperte e puoi scappare. Io ho una cosa. Perché io col cazzo che voglio litigare con quello stronzo lì di merda. No. Tanto io lo so già che morirò. Una cosa sola poi ti faccio continuare. Le pescate le carte intanto. Carte in più. Ok. Ti volevo dire una cosa sola poi non ti interrompo più. Per quanto gioco in cooperativa, non è zombie side che o tutti si vince o tutti si perde. Puoi vincere anche solo te, eh? Quindi se te vai via e te levi dal cazzo, te hai vinto la partita. Lo so. Sono io che muoio. Lo so. Vai. Io faccio... estintore. Sì. Dice, usalo su un intruso nella stanza in cui ti trovi e si ritira. Via. Va, si ritira proprio dice? Sì. Allora, lui va via, quella lì, quanto ti chiede per si usarla? Si ritira una carta. Quindi scartane una. Poca volontà, vai. Questa... la scarti. Com'era messo sto stronzone? La lascio lì però. Allora, lui si ritira e quando una creatura si ritira, torna nel sacchettino. Vai. Ok. Poi, e la carta istintore va scartata. Sì. Poi, io faccio... E la tua prima azione l'hai fatta. Tu... Non serve a nulla il movimento cautore. Qui... Fatti un rumore, vai, schifo. Schifo umano. Vai, fatti. Vuoi che rimango con No, te? Vai, vai, salva. Amore, non si gioca. Sennò siamo tutti e due. Tre. Corridoio tecnico, hai avuto culo, non c'è niente. Vai. Ricorda che qui c'è un portellone chiuso, Lo so. Si butta la bomba, Maria, ma puttana, te lo faccio vedere, andare via. A romper cazzo a poveri meccanici. Ora. Tocca a te. Io quello devo eluderlo per forza. Sì. Anche perché cosa faccio? Scatta questa carta per cacciare qualsiasi azione in demolizione. E la stanza è anche rotta. Abilità informatiche. Vabbè, mi muovo. Vado in questa stanza qua giù. Quindi scarto una carta, questa qui. Mm-hmm. E vado lì. Ora, ah, scusa. Ma scusa, non c'è corpo al corpo con l'altro? Sì. Ti cosa becchi lo l'anno? Mi beccherò il danno. Infatti mi becca, graffio. Il personaggio subisce una ferita leggera e prende la carta contaminazione. Sì, buona questa carta contaminazione. Ma scusami, non puoi avere un tot di carte di contaminazione base? No, no, le puoi avere anche 5.000, le puoi avere. Ah.
Ora vado qua giù. Qui cos'è? Niente, meno male. Oh, per una volta. E la stanza è impostata su uno. Come si chiama? Si chiama laboratorio. Qui è dove si può fare l'azione per... Io quindi vado qui con la mia prima Questo azione. movimento. Con la seconda, vedi se mi ero portato un cadavere, potevo fare una cosa. Con la seconda, qui non c'è da cercare, qui c'è da muoversi ed esplorare tutte le stanze. Quindi con la mia seconda azione, io... Ma non devi fare Ah, sì, movimento, scusa. tiro rumore, sì, scusa. Niente, Niente. mi muovo in quella dopo. No. No. Quella giù. Uno. Cos'è? Aspetta, guardiamo un attimino. Controllo. Controllo airlock. Inizia la procedura di emergenza airlock. Va bene, che non ci serve. Poi tiro rumore. Quindi intanto vado qui. Poi tiro rumore 3, viene di qua. E c'era da Basta. fare qualcos'altro? Basta. Hai già fatto due azioni tu. Quindi devo scartare un'altra carta. Corridoi tecnici, no, me la tengo. Interruzione. Ah, no, scusa, però c'era il simbolo di una porta. Vuol dire che la porta si chiude nel corridoio da cui sono venuto. Vedi da lì. Nel Kickstarter c'era bellino da morire, c'erano le porte tutte fatte in 3D, computer fatti in 3D proprio nelle stanze. Mamma mia. Brilliant. I motori fatti in 3D. Vediamo falli. Vai. Fine del turno. Attacchi degli intrusi. Non ce n'è in corpo a corpo. Vedi, gli intrusi sono cattivi, però. Cioè, sono difficili da abbattere. Però, almeno che non c'è merda. Non è che. Evento. Allora, si muovono tutti. Quindi, quelli lì. Verso il 2. Quindi, quello là. Si muove. No, non vanno mai nei corridoi. Vanno sempre nelle stanze connesse. Quindi, quello va lì. E quello mi rincorre a me. Dov'è? 2. Lì su. Laboratorio. Danni ingenti. Piazzate un segnalino malfunzionamento in ciascuna stanza contenente un adulto, una nutrice o una regina. Quindi, questa stanza è rotta, ma era già rotta, quindi non ci si mette nient'altro, e questa è rotta. Sacchettino. Ci do fuoco la stanza, io. Poi vedi che tu ci vai via. Adulto, fai un tiro rumore. No, con le due tecniche non c'è niente, peccato. Uno e due. Ora tocca a me. Beh. La sequenza di salto nell'iperspazio sta per essere attivata. T-7. Bada! Toc, allora prendiamoci una carta. Ah sì, io due. Ma scusa, eh? Ah, ok. Vai. Allora, Te c'è quella larva addosso, sì. Che c'è da fare un tiro quando ti salvi alla fine, se c'è la larva. Bisogna vedere se muori o no. O te la vai a levare, sennò è troppo facile il gioco. uso la carta demolizione Bravissimo. per distruggere il portello. Pa! Questo non può più tornare. Poi, e vado qua giù. Scarta un'altra carta per il movimento. E hai finito le tue azioni. Perché con la prima è usata una carta. E con la seconda. Ok. Non le scappa, sai. Cattiva che non sei altro. Ora, mia zone. Vado qui, quindi scarto una carta. Riparazione veloce, non mi potrebbe servire. Quindi mi muovo qua giù. Dice 2 ed è rotto. Vaffanculo. 2, ora si guarda, cos'è? Tanto è rotta e non si può usare, quindi... Comunque, stanza di sorveglianza. Controlla una stanza e il gettone esplorazione. Bellino, però peccato è rotto. E tiro rumore. 2. 3. Io mi fermerei anche a ripararla, ma bisogna esplorare, perché sennò qui non ce la faccio io. Vai oltre. Vado, faccio un altro movimento, vado qua giù. Quindi scarto una carta, corridoi tecnici no perché mi serve, abilità informatiche, vattene a fanculo. Ora, qui.
2 e una porta chiusa. Generatore, inizia, ferma la sequenza di autodistruzione. Ok, tanto non si è ancora attivata. Quindi vado qui. Portellone chiuso, vedi l'ho messa a posto, ma riserve. E da dove sono venuto? Ho scartato già le mie due carte. Fine. Mostri, non attaccano perché non sono in corpo a corpo. Evento. E Trento. Si muovono tutte e due verso uno. Quindi quello va nei motori e quello torna indietro. Se vi torna qui. Ok. Aprite tutti i portelloni tranne i portelloni distrutti. Oh. Quindi questo e questo. Anche vabbè. Quello. Anche quello. Uè. Sacchettin. È il gioco più veloce del mondo appena pigli il turno è finita. E ormai sono questi. Vai, facciamo un tiro tutti e due. Rumore. Ormai sono quelli lì. La maggior... Meno male non è ancora uscita la regina. 3. 3. 1. 1. Nuovo turno. 6. Tocca a me. Tocca a te. Quindi. Sì, sì, fa il tiro rumore intanto. E levati una carta. Ah no, pesca due carte, scusa amore, prima. Non ci dimentichiamo sempre. Hai visto? Eccola qui. Uno. Ale, incontro. Ma porca puttana. Pesca. Ah, intanto levate la carta che usate per muoverti. Porca puttana. Cos'è? Gira, nu- gira dietro. Che numero c'è? 3. Che culo hai avuto. Quindi, okay. Perché sennò ti attaccava subito. Appare. Ok, altra azione. Scartando due carte puoi andare nel... E vai via. Vai via? Mia moglie entra nella capsula di salvataggio... E scappa dalla Nemesis lasciandomi lì. Cioè, davvero l'hai fatto? Ragazzi, se ne andate, ma ha cagato da solo con una nave che sta per esplodere. Va bene. Avanti. Io ti faccio vedere che mi salverò. Movimento normale. Ma aspetta. C'ho la larva io. E ora ti dico, infatti, no, si fa fine a cosa. Io mi muovo, vado nella stanza dei computer. Tiro il movimento. Quindi aspetta, scarto una carta. Ah, le carte contaminazione non le puoi scartare, eh? Ti rimangono in mano. Capito? Quindi so cazzi. O usi un oggetto che te la fa levare o non la puoi scartare, eh? Ti rimane in mano quando ce l'hai. Quindi scarto una. Boh, aspetta, riposo. Era per scanalizzare tutte le carte. Vabbè, tanto per ora non ce l'ho. E cosa faccio? Aspetta, mi sto bloccando. Ok, 3. Il tiro, quindi va qui. Guardo le coordinate. Quindi la terra è su D. Quindi metto il puntino su D. E ho fatto la mia prima azione. Il problema è che c'ho da andare sia di là che di qua. Perché devo vedere questa. Ah, però aspetta, 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 aspetta. Ho trovato la soluzione. Vai in quella stanza lì. Ce la posso ancora fare. Torno in questa stanza qui con un movimento cauto. Quindi vado qui, con un movimento cauto, scarico questa e questa e le metto qui e vado lì con un movimento cauto. Quindi il simbolino scelgo io dove metterlo e l'unico punto dove lo posso mettere è questo. Fine del turno, mi servirebbe una riparazione però tanto spero di ritrovarla. Fine del turno, gli alieni attaccano ma non c'è nessuno. Fase degli eventi, muovili te, vale alieni ora. Muovono... Nutrice e regina, meno male che non c'è. Non ci sono. Non c'è. Piazzate un sereno fuoco nell'ibernatorium. Oh, devo morire. Se l'ibernatorium ha già un segnalino fuoco, piazzate un sereno fuoco su ciascuna stanza adiacente. Il fuoco non si propaga. Come lo spengo era quello? Con l'estintore? No, o con la stanza antincendio.
Dai, ragazzi, mi farete sopravvivere. Me lo merito. Red. Sei stata cattiva. Stasera dormi sul divano. Vai, un'altra adulta, devo farti il rumore. Vai, sono morta, vai. Uno. Uno c'è? Sì, vai, grande. Perché è tutto lì? Perché è connesso alla stanza. No. Sì, oh, questo è connesso. Sì, ma il corridoio è diritto con quell'altra. No, io sono in questa stanza, devo tirare tutti i segnalini adiacenti nei corridoi, questi due. Adulto! Ce n'è più! Invece c'è. Ciao! E quant'è il simbolo dietro? Scusa, è perché va visto. Due, io c'ho due, meno male, non mi ha fatto niente, che se era di più mi attaccava subito. Ciao, Belino! Tocca a me. Scappo qua giù. Quindi mi becco un attacco. Mi becco un attacco. Vediamo se mi attacca. Sì, ovviamente morso. Se il personaggio ha già due ferite gravi, muore. Altrimenti subisce una ferita grave. Ora, la ferita grave, no? Ti metti un simbolino qui. E Puoi ti prendi una tenere carta. massimo tre ferite gravi. Ti prendi una carta a ferita grave, come le case della follia. Te lo giri accanto e ti dice cos'è. Corpo, pesca 4 carte e azioni invece di 5. Perfetto. Io scappo qui. Faccio il tiro. Ah, scusa, intanto devo pescare. Una ce l'ho in mano. Le carte contaminazione si possono scartare. Non l'ho scartata io prima, ma la puoi scartare. La puoi scartare. Tiro un po' nel cazzo in mano, ovviamente. Poi, devo pescarne due. Ne ho già quattro. Aspetta, devo mescolare. Non mi salverò mai. Ah, qui stavo avanti di uno. Uno e due. Quindi, scarto il riposo per. Scarto il riposo per l'azione di movimento che ho fatto prima. Quindi scarto il riposo e non ho a riparare, quello è il mio problema. Quindi ora che sono lì, ho pesato nel culo, perché o rimango lì e finisco il turno, o posso cercare tutto al più. Cerca, cerca, cerca. Ma. Ma no, però aspetta, sei in una stanza di merda. L'ho fatto, ho tirato rumore lì dentro, no, quando sono arrivata. 3. Allora, con l'azione che mi rimane, scarto la carta ricerca, uso la carica energetica e ricarico completamente la mia arma. Quindi questa via, due munizioni sulla mia arma. Non so se c'è da sparare, sparo, cazzo. Ok. Aspetta, ma non c'è qualche medikit o qualcosa? No, sono le droghe militari. E cosa Non fanno? scarta un tot numero di carte per pescarne altre più uno, ma non Ah, serve a nulla. Due. due. Un Perfetto. incontro. Un incontro. Mai lasciato in un mare di merda. Sì, però Ragazzi, aspetta, stai buono. Lo guardatela, vedi se io sopravvivo? è appunto, speriamo di no, tu muoia. È infestata Grazie. completamente. Ora che quella è arrivata lì, l'ho pescato. Visto che ho pescato il simbolino, giriamo. 4, io ho due carte in mano, quindi mi attacca subito. Grazie, amore mio. Attacco C'entro intruso. io? Perché mi fai Oh, cazzo? grande. No, meno male, niente. Quindi, nuovo turno, 3. Ora ti dimmi io in 3 turni, prima del salto, come faccio a esplorare tutte le stanze e mettermi nell'ibernatorium? Io direi che è persa. Come faccio? Perché, stai a vedere, ti dico perché è persa. Pesco due carte azione. No, non c'è nemmeno riparare. Riparare sarebbe, fai vedere ormai tanto, riparazione veloce. Ho perso. Però io sono morto, perché la nave fa il salto nell'iperspazio, io non sono ibernato nell'ibernatorium, non ho fatto la mia missione, quindi ho perso due volte. Ora vediamo te. Io Ora sono vediamo. morta. No, ora vediamo mia moglie. Io sono la cazzo. Pesca le prime quattro, aspetta, non lo fare, pesca le prime quattro carte, se è presente almeno una carta contaminazione sei morta. Quindi mescolale bene e pescane quattro. Ta da da dam. Ta da da dam. Ragazzi, la carta contaminazione esce, quindi io muoio perché non riesco ad ibernarmi, che secondo me poteva anche salvarmi, eh.
ibernato. Comunque, la nave. No, perché l'ibernatore è rotto. Allora, c'è fuoco. La nave è presa dagli alieni. Fa il salto, quando arriva a zero, fa il salto nell'iperspazio. La nave arriva sulla Terra con i motori a posto, quindi non scoppia. Però, finale del film, bisogna farlo tipo Alien. La nave arriva, la Nemesis è tornata dopo un viaggio di 80 anni. Vanno a vedere chi c'è a bordo, trovano tracce di alieni morti smaterializzati, no? Uno stronzo morto, carbonizzato. La stanza che prende fuoco. È la capsula di salvataggio. Capsula di salvataggio alla deriva nello spazio che manda un segnale. Io sono morto. Manda un segnale e ti trovano teco. La pancia squarciata. MacArthur. MacArthur. MacArthur, buona carpa. Morto. La cosa bella, bisognava salvarci noi. Si è salvata la nave. La nave si è salvata. Ma vaffanculo la nave. Cazzo me ne frega, se ho un ENG di merda.